Proseguono gli incontri dell'Hauser con i propri associati. Questa sera un tema davvero importante, i piccoli gesti quotidiani per la tutela dell'ambiente. Noi viviamo il grande dramma ambientale dell'Ilva, però ognuno di noi nel suo piccolo, attraverso una condotta sana, può contribuire a tutelare l'ambiente, a inquinare di meno. Presidente Linar Paja, una serata che ci fa crescere proprio, diciamo, all'insegna dell'educazione civica. Sì, per la cittadinanza attiva, cioè l'Hauser, il motto, uno dei motti dell'Hauser è proprio questo, cioè l'invecchiamento attivo, la cittadinanza attiva. È una serie di incontri, questo è il quarto incontro che facciamo. Abbiamo parlato negli incontri precedenti sulla situazione ambientale a Taranto, quindi abbiamo affrontato il problema dell'Ilva. Noi siamo del parere che comunque possono convivere nella nostra realtà due principi fondamentali, che è quello della salute dei cittadini e quello del lavoro, perché qui a Taranto abbiamo avuto questa contrapposizione che è assurdo, assurdo farlo. Abbiamo parlato dell'effetto serra, quindi dell'ambiente, della questione ambientale a livello mondiale. È un discorso molto complesso che, se torniamo un po' indietro, in effetti ciascuno di noi si porta addosso delle responsabilità, perché noi che abbiamo una certa età forse dovevamo fare di più nel passato. Ora la situazione è tragica, i giovani vogliono, diciamo, le nostre, cioè, ci fanno evidenziano le nostre responsabilità. Stasera noi affrontiamo i piccoli gesti. Oggi, tra l'altro, è la giornata mondiale dedicata all'ambiente, e io credo che ciascuno di noi, iniziando cioè nei gesti quotidiani, utilizzando meno plastica, utilizzando anche un uso molto razionale dell'acqua, non Stessa raccolta sprecare, differenziata. raccolta differenziata. E, certo, viviamo in una realtà in cui, soprattutto per la raccolta differenziata, cioè non è molto favorita, cioè nel senso che i cassonetti anche non sono a portata di mano, poi non ci sono i contenitori per la raccolta differenziata in alcune zone, bisogna dire. Quindi però non dobbiamo creare alibi, dobbiamo cercare di essere quanto più responsabili, e soprattutto coloro che stanno vicino a noi, cioè dobbiamo essere noi che dobbiamo anche essere d'esempio. Non si buttava niente, se un abito non andava, cioè non aveva bisogno di un lamello, veniva lamentato, non è che veniva buttato. Le scarpe venivano aggiustate, se i calzini avevano un buco, vuol dire che venivano cucciti. I vestiti dei figli maggiori venivano conservati per quelli che venivano dopo e così via, cioè non si buttava assolutamente niente. Ma proprio perché la costata è pure si dà mai povere, eravamo tutti poveri. E quindi in qualche maniera, no, ora diciamo che le ultime generazioni, chiaramente, diciamo che magari per loro fortuna non hanno conosciuto, salvo, diciamo così, comunque nelle frange più povere comunque esistono tuttora. Però diciamo che in generale un po' le nuove generazioni non hanno conosciuto questo tipo di gestione familiare, ecco perché magari no, le modifiche dei comportamenti, magari è molto più facile avere chi non è più giovane piuttosto che invece chi è più giovane, bisogna inculcare appunto una nuova mentalità, insomma.
Leo Corvace di Legambiente, qui presso l'Auser di Taranto, sta dando una serie di consigli pratici per far sì che attraverso proprio la condotta quotidiana si abbia rispetto dell'ambiente. Suggerimenti pratici. Facciamo qualche esempio. Allora, abbiamo innanzitutto parlato dei problemi di carattere generale, quindi sulla necessità di passare ad una cosiddetta economia circolare. Quindi innanzitutto fare i conti con i limiti delle risorse, passare da una società che cosiddetta dell'usa e getta e che utilizza le risorse come se fossero infinite, e quindi abbiamo rappresentato la necessità invece di arrivare ad una società basata sul riuso, sul riciclo, sulla cosiddetta economia circolare. Chiaramente proprio chi non è più giovane magari ha una maggior facilità ad applicare tutta una serie di accorgimenti per limitare l'uso delle risorse nella propria gestione familiare. Poi perché la memoria, no, di tempi in cui vi era un minor benessere, si era più accorti, più attenti. Senza dubbio, la gestione familiare delle vecchie generazioni era senza dubbio maggiormente basata appunto sui piccoli gesti, sul recupero dell'abbigliamento, sul minor consumo di acqua, di luce. Potrei fare anche un esempio, no? Il foglio di carta, molti giovani lo scrivono e poi magari se rimane una parte bianca si prende, si accartoccia e si butta. Invece una volta, ma si dovrebbe fare anche oggi, si strappa la parte diciamo sporca e quella residua, quella pulita, la si riutilizza, la si sfrutta. Dico una stupidità, però un qualcosa che ha la sua valenza. Sì, è chiaro che i settori di intervento e di risparmio, di riuso sono tanti, innanzitutto quello chiaramente dei rifiuti. Occorre che si effettui la raccolta differenziata in maniera radicale, sembra che finalmente a Taranto si parte da ottobre, speriamo sia la volta buona. Vi sono dei comportamenti che riguardano per esempio il trasporto, occorre che soprattutto si utilizzino i mezzi pubblici rispetto a quelli privati, nell'ambito del consumo, degli acquisti, privilegiare quelli che hanno un minore impatto sull'ambiente, quelli che maggiormente possono essere utilizzati nel tempo, quello che hanno un minor consumo energetico, quindi penso alle lavatrici per esempio, alle TV, quelle di classe A+, per esempio, rispetto ad altri. Altri piccoli accorgimenti, tipo quelli di evitare, no, di avere le TV o altri elettrodomestici in stand-by. È inutile poi stare a rincorrere soprattutto l'apparire, no? Quindi questa necessità continua di avere un miglior telefonino rispetto a quello che si ha, nonostante quello che si ha funzioni. Stessa cosa per quanto riguarda gli zaini dei bambini e così via. Quindi occorre proprio in generale, no? Oltretutto si risparmia. Si risparmia, è chiaro, insomma. In definitiva, occorre dire che una società basata sull'usa e getta non ha assolutamente futuro. E allora cerchiamo un po' di tastare il polso, di vedere in che modo questi accorgimenti che sono stati così illustrati, suggeriti da Leo Corvace di Legambiente, dall'Auser, vengono, come dire, percepiti e recepiti dagli amici che hanno appunto partecipato, che stanno partecipando a questo incontro. Signora, allora un buon modo per risparmiare e per essere misurati nella condotta quotidiana e soprattutto per rispettare l'ambiente. Allora, innanzitutto un uso più moderato dei bicchieri e dei piatti di plastica. Si possono usare tranquillamente i bicchieri di vetro e i piatti di coccio. Invece vengono usati spesso i bicchieri e i piatti di plastica per evitare di lavare i piatti quando si va di fretta così. Questa è una cosa. E poi anche per quanto riguarda il trasporto pubblico,
Il trasporto pubblico purtroppo è un pochino carente come servizio, però molta gente prende la macchina anche per fare pochi angoli di strada e si ferma davanti al negozio per fare la spesa, quindi non fa per niente strada a piedi, quindi anche qui penso che ci sia da fare qualcosa. Signor Adolfo, un modo di vivere incentrato, finalizzato al rispetto dell'ambiente. Ma si dovrebbe cominciare per i ragazzi delle scuole elementari a dare l'educazione per l'ambiente. Pochi giorni fa è apparso su Facebook, su Via Liguria, dove stavano piantati dei fiori, hanno appoggiato una bicicletta. Era una vergogna. Mi è capitato di persona, questo un paio di anni fa, sempre su Via Liguria, avevano da poco piantato gli alberi, una comitiva di tre persone adulte, roba di 25-26 anni, che sradicavano questi alberi. Li ho rimproverati, per poco non sono stato picchiato. E questo è la nostra società. Signora, lei nella gestione quotidiana della sua famiglia, della vita domestica, attua questi accorgimenti o si propone di attuare? La differenziale. La differenziata, ma la faccio perché... Evitare gli sprechi che danneggiano l'ambiente. Anche se vedo che altra gente si comporta diversamente, che fanno tutto insieme, buttano gli immondizi insieme, io... Le regole li sostengo perché è così. Bisogna anche, cioè si dice no, non c'è il bidone per la plastica, quello del cartone, quello della carta. Uno fa due passi in più. Due passi perché noi ce l'abbiamo tutto vicino, la metto le bottiglie, la metto. Queste dovrebbero farla tutti. Io sinceramente lo faccio sempre. Quanto la differenziale, quanto al vetro, sempre, sto sempre attenta, non butto mai anche un pezzettino di carta, la vado a buttare nel dove stanno tutte le altre carte, lo faccio sempre, anche se qualcuno del palazzo si meraviglia, ma a me non interessa. Bene, e allora si conclude qui questa parte relativa appunto ai suggerimenti che Leo Corvace di Legambiente e Lauser ci danno, e prendiamo spunto dalle persone più anziane che sono depositarie di quei valori, valori finalizzati al risparmio, valori finalizzati alla tutela dell'ambiente, e che queste condotte siano soprattutto per i giovani davvero di esempio.